Work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. Work it, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Anch'io con Michele della palestra Planet Gym de Moena. Ciao Michele. Ciao. Date incegnel la palestra Planet Gym. Allora, diciamo che la palestra la un rileva da noi da Sien. In Antla era con le proprietà del mitico Willy Gomez, che lo conosce tutti, già Anton. E Nia, che già le tantissime agenzie andò che portano avanti un progetto da Sien, appunto, e speriamo di essere guitarra a girare avanti come che stand-up che sono avanti, insomma. E che sorte di attrezzature è il che ho per Sercider? Ma allora, come vedete, una serie di macchine tutte studiate per gira allenare e coinvolgere i maggiori gruppi muscolari, dall'addominale alle gambe, ai bracci, alle spalle, alla schiena, insomma. Ce ne perduci i gusti e da poi i pesi liberi, come potete vedere. Che vele la gente che ve il che ho principalmente? Che le gli obiettivi? Ma allora diciamo che le richieste le mingo l'uniformizzate a seconda che sia uomini o femmine, nel senso che se vanno le femmine, level dimagrir, level tirare sulla pancia, level dimagrir chi gio piuttosto che chi gio, e logicamente noi abbiamo un sacco di esperienza a questo genere di richieste, insomma, non è che ha una bacchetta magica che se tira sul grass demo chi gio o demo una determinata parte, ma lì è una roba più globale. Tal fai. Grazie a voi. Anch'io con Leonardo istruttore da Planet Gym, però la palestra non le demo pesi, le incetence corsi fitness, come viene indrezza via? Sì, la palestra Planet Gym, come tu dici tu, non le demo pesi, bensì da Nana che sta man, l'ENCE è un'associazione che si occupa delle attività fitness svolte all'interno della struttura, e è un'associazione nata con ENCE istruttores che sta mettendo insieme e appunto la si occupa di promuovere il sport in tutte le sue forme, sia indoor che outdoor. Ad esempio, che sorta di corsi indrezzate su? Ma guarda, i corsi storici come il Pilates, l'aerobica, il gag o lo spinning, e da poi dei corsi di nuova tendenza, come che potesse essere lo Zumba, come potesse essere ad esempio il walking, che è un corso effettuato su tappeti, e da poi interessante il discorso sull'allenamento funzionale, che che è l'attività per eccellenza che adesso la va della maggior parte delle preparazioni atletiche delle squadre, delle nazionali e via dicendo, insomma. Tu as parlai di attività outdoor, che tu ne dici di questo?
Ma l'attività outdoor per far capire alla gente che la palestra non le demo la palestra te cater murez, ma bensì la possibilità di esir fuori all'aria aperta, fare attività che solitamente vengono fatte all'interno e anche portarle all'esterno, come ad esempio dei corsi dei Militar Fit, come dei corsi dei step fora sui pre al sol, e quindi la gente le è più motivata a non venire de mochi gio, ma con noi a provare a vivere la natura come se conosce vivere, insomma. Ultimamente si dice che il crossfit e tante attività, incide che il zumba, le do che diventano una moda. Che tu pensi di tutto questo? Ma allora, già non mi sento di dire che le corsi che fa una moda o no. Sicuramente la mia idea la resta personale e la con restare tale, perché fosse una mancanza di rispetto nei confronti di chi che fa determinati tipi di disciplina. Second Veder, l'attività che raccoglie una serie di fattori in maniera tale che potesse essere veramente la strada giusta da intraprendere per l'attività di un atleta. Quindi adesso mi sentisse di dire l'allenamento funzionale è quel che porterà più avanti di tutto, perché è in pratica anche un'attività conservativa dal punto di vista dei vari fattori, ecco, insomma. Quindi si rasse far nom ince con squadre non da chiò ma da fora? Ma sicuramente, per promuovere non solo che le il nos motto, ma ince per portare gente che giotte la val e per far sì che se fosse mingol di gente che conosce ancora di più Moena come che la merita di essere conosciuta. Talpai a Leonardo ad essere sta con noi. Oggi siamo alla palestra Planet Gym di Moena con Nicola De Giampietro, che è un atleta di powerlifting. Ciao Nicola, presentati pure. Ciao, sono Nicola e praticamente powerlifting è basato sulle tre discipline principali della palestra, ovvero lo squat, la panca piana e lo stacco da terra. Io gareggio nella Federazione Italiana di Powerlifting, dove faccio parte insieme a mio papà nella nazionale. A settembre andrò ai mondiali in Ungheria. Come si organizza il tuo allenamento in palestra? Allora, io vengo 5 volte a settimana, più o meno. Di solito vengo il pomeriggio e faccio dalle 7 alle 9 e mezza, dove faccio questi tre esercizi che ho detto prima. Di solito ci alterniamo lunedì squat e panca, martedì faccio stacco, mercoledì stacco e panca, giovedì riposo, il venerdì vengo e faccio squat e panca e sabato riposo, vengo a fare stacco. Insomma, sei molto impegnato per questo sport. Quali sono stati i tuoi risultati migliori e a quali gare hai partecipato? Ora, io partecipo alle gare italiane e il primo grande risultato l'ho fatto l'anno scorso a ottobre, cambiando squadra. Prima ero con una squadra di Trento, adesso mi trovo con una squadra di Parma, dove c'è un allenatore fantastico che mi segue bene. A ottobre siamo andati a fare questa Coppa Italia, dove ho vinto in ambito della mia categoria di età. A marzo c'è stato il campionato italiano di stacco quest'anno, io ho vinto la categoria meno 74 kg assoluta su tutta l'età. Dopo ad aprile a Senigallia c'è stata l'ultima gara italiana, dove sono arrivato terzo. Per un pelo ho provato a vincere, ma non c'è stata storia. Beh, complimenti per i tuoi risultati. Ci hai detto che quest'autunno parteciperai a un campionato mondiale. Che cosa ti aspetti da questo campionato e come speri di piazzarti? Allora, io spero in grandi cose per questo campionato mondiale.
le nomination mi danno terzo, con gli stessi chili del secondo. Io spero di riuscire a migliorare, da poter giocare primo posto insieme all'americano, però c'è solo da aspettare. Questi sono i propositi, speriamo di essere in forma per settembre. Ma raccontaci un po' dei primordi di questa attività, che qui non è molto conosciuta. Tu come hai iniziato e quando? Beh, io ho iniziato grazie a mio papà, che mi ha portato in palestra e mi ha fatto provare. E infatti io mi alleno sempre con lui, per fortuna che c'è, perché sennò non saprei come allenarmi. Ho cominciato con lui, ho fatto le mie prime gare. Mi sono fatto un po' conoscere. All'inizio, dopo mi hanno inquadrato, hanno detto proviamo a tirarlo su meglio. E dopo ho fatto questi risultati che sono ottimi, soprattutto alla mia età. Grazie mille a Nicola di essere stato con noi. Grazie mille a voi. How long I've been on ya? Freaking harder, making it up.